Da più mesi sono stati bloccati i lavori di elettrificazione del tratto ferroviario Sibari-Crotone, perché manca un'autorizzazione. L'autorizzazione è quella del MIBAC, il Ministero dei Beni Culturali. Da questo punto di vista si è acceso un dibattito, un conflitto, perché laddove si tratta di investire nelle zone relativamente all'arco ionico Cosentino, puntualmente c'è qualcosa che ne impedisce lo sviluppo, e ne abbiamo parlato con Luca Latella, che è il redattore della testata giornalistica online Il Corriere della Calabria. Allora siamo qui, stazione ferroviaria di Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Ci sono dei lavori in corso. Da più tempo si sta dibattendo su un provvedimento, su una mancata autorizzazione del MIBAC, Ministero per i Beni Culturali, circa dei lavori finalmente di elettrificazione della tratta che da Sibari porta a Lamezia. Un investimento di circa 275 milioni di euro. Iniziano i lavori, vengono impiantati i pali della elettrificazione alla stazione di Corigliano, c'è l'inaugurazione in pompa magna, all'epoca il governatore Oliverio. Dopodiché iniziano i lavori e puntualmente arriva il blocco delle attività per mano del MIBAC, che per l'appunto il Ministero. Si è occupato di questo tema Luca Latella, che è diciamo redattore del Corriere della Calabria, testata giornalistica online, che ha preso tutto il filone che è relativo a quelli che sono gli effetti e i danni a questo blocco. Ne parliamo con il giornalista. Luca, intanto grazie di aver accolto il nostro invito. Grazie a voi, grazie. Come nasce questa vicenda? Ma Matteo, allora, io ho sentito questa storia, poi ovviamente sono andato un po' a indagare e a chiedere lumi un po' a destra e a manca, diciamo così. E in una chiacchierata su altri argomenti con l'ex sindaco di Rossano, Tonino Caracciolo, è uscito fuori questo argomento, che poi abbiamo approfondito, io l'ho intervistato per il giornale, ed è uscita diciamo questa questione, insomma, questo blocco dei lavori di elettrificazione, soprattutto per quello che riguarda la tratta Sibari-Corigliano, che secondo la sovrintendenza, non tanto il ministero ma la sovrintendenza, ci sono problemi diciamo così paesaggistici, perché i pali deturperebbero il panorama, diciamo, ecco, quindi insomma la zona tra Turio e gli scavi di Sibari, quell'area lì. Quindi questo di fondo è il problema. Pare che i lavori siano fermi da almeno 6 mesi. Da quello che si è capito, il problema principale è che la sovrintendenza, che adesso è stata riunificata nelle province di Catanzaro, Crotone e Cosenza, abbia così ai suoi vertici un ricambio continuo di persone. Chi era il titolare è andato in pensione, pare che ci siano stati degli incarichi ad interim, ma ovviamente nessuno credo che voglia mettere mano in situazioni spinose se sa che un incarico va ricoperto in un mese, 2 settimane, 5 giorni. Quindi questo credo sia la prima delle grandi questioni, Matteo, perché bloccare un'opera come questa significa impedire a una freccia di ripartire da Sibri e arrivare fino a Catanzaro, insomma, perché poi diciamo nei progetti della regione era questo l'intento fondamentale. Noi siamo qui alla stazione di Rossano, stiamo vedendo dei lavori, insomma, no, che poi permetteranno anche alle frecce, seppur non all'altissima velocità, ma permetteranno anche alle frecce di passare da questi territori. Un altro aspetto che Tonino Caracciolo sollevava è che la stessa sovrintendenza, per lui dice, riporto, cavilli risibili di carattere burocratico, come dire, hanno un po' bloccato quella che è anche l'economia di Corigliano Rossano, perché secondo Caracciolo ci sarebbero tutta una serie di progetti fermi al palo, come si dice, ma come in questo caso, per cavilli burocratici, quindi investimenti pubblici e privati, anche milionari, che su questo territorio non stanno prendendo corpo proprio per cavilli da quello che diceva Tonino Caracciolo, per cavilli della sovrintendenza. Senta Luca, ci sono anche movimenti che denunciano un po' atteggiamenti storici del MIBAC. Noi abbiamo avuto sin dagli anni 60
opere importanti, scocuzzamenti per la realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, scocuzzati colline, montagne, realizzati viadotti, eppure l'autostrada si è fatta. La strategia, secondo taluni, è quella secondo cui quando si tratta di investire nella tratta Sibari-Crotone si trova sempre il cavillo per fermare i lavori. Quando poi, se il MIBAC volesse effettivamente investire su questo territorio, sappiamo benissimo che nulla toglie, nulla manca a quest'area, anche del Crotoniate, oltre che a Sibari, da invidiare agli scavi di Pompei o ad altri siti altrettanto importanti. Quindi per il MIBAC o questo territorio è importante dal punto di vista archeologico, storico e culturale, quindi dovrebbe investire, perché non investe granché, visto che non ci sono grandi flussi, non ci sono grandi interventi da questo punto di vista, oppure non possiamo avere un MIBAC, secondo taluni, che blocca gli interventi magari per la messa in opera di uno o più pali, insomma, no? Io capisco che, voglio dire, l'elettrificazione, quindi questi pali che dovranno poggiare, possano avere un impatto, diciamo così, visivo, ma figuriamoci, voglio dire, sull'argomento, Matteo, è intervenuta anche l'associazione Ferrovie in Calabria, Roberto Galati, faceva proprio questo appunto e paragonava la nostra ferrovia con quella della Valle dei Templi in provincia di Agrigento, cioè perché lì l'elettrificazione è stata fatta e qui no? Allora, giustamente, io non sono un complottista, voglio dire, però i due pesi e le due misure, a seconda delle simpatie o delle antipatie verso un'area geografica, verso un sindaco, verso un governatore, insomma, credo che debbano una volta per tutte essere messe da parte e diciamo così, sia il MIBAC che le sovrintendenze debbano avere in tutta Italia regole certe, perché sennò finisce che se si lascia la sindacabilità delle persone si hanno questi problemi. Si ha la sensazione che nessuno risponda a nessuno all'interno del MIBAC, eppure il MIBAC sospende delle attività di ricerca sulla Sibaritide e magari in altre aree dei capoluoghi storici ne autorizza gli scavi, ma nel frattempo, come dicevi tu, c'è un problema anche di economia, cioè paralizza le attività in molte aree della Sibaritide. Quando diciamo questo, a cosa ci si riferisce? Ma in generale io credo, da quello che ho raccolto dall'ex sindaco Caracciolo, che è un profondo conoscitore del territorio, è stato ex sindaco, attualmente si occupa di politica e credo ne sappia più di tanta altra gente, credo che ci siano dei progetti, me ne citava uno, per esempio una teleferica tra la Rossano Scalo, stiamo parlando degli anni 80 quando lui era sindaco, una teleferica tra lo scalo di Rossano e l'allora tribunale, voglio dire, insomma, opere che potevano servire a dare non solo lustro a un territorio, ma aprire palcoscenici economici ben diversi, perché immaginiamo i centri storici di Corigliano o di Rossano collegati dallo scalo attraverso una teleferica che può essere di bergamasca interpretazione, insomma, no? Ovviamente riaprirebbe mille altre situazioni. I romani ci hanno insegnato, Matteo, che con le strade hanno governato il mondo, quindi le infrastrutture sono fondamentali per noi, per tutti. Quest'area è bistrattata da anni, io ti dicevo all'inizio non sono un complottista, però Andreotti ci ha insegnato che a pensare male ogni tanto ci si azzecca, ecco. Grazie Luca, grazie. Abbiamo seguito questa vicenda, se continueremo sul percorso delle responsabilità, perché non è possibile che laddove vi sia la pubblica amministrazione vi sia un alto potere discrezionale di chi la gestisce. Ci sono interrogazioni, ci sono interpellanze parlamentari, ma sono provvedimenti ispettivi che abbiamo tutta la sensazione siano fine a se stessi e non risolvano assolutamente il problema. Torneremo su questi temi non solo per quanto riguarda l'elettrificazione, ma anche per quanto riguarda provvedimenti di paralisi, per quanto riguarda investimenti sospesi per via del MIBAC. Scusami, no, perché poi ti vengono in mente tante cose che noi abbiamo seguito sui giornali negli anni. L'ospedale della Sibaritide è rimasto impantanato in queste pastoie burocratiche forse per 5 anni, ecco, insomma. Grazie Luca, alla prossima.